E salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Guido Tramontano. Quest'oggi vi porterò sul canale un video particolare perché vi mostro come giocare a Crash Bandicoot sul vostro sistema operativo Android. Quindi basta uno smartphone, il gioco, un estrattore di file e il simulatore. In questo caso il simulatore funzionerà anche da estrattore di file. Quindi dovremo fare due download, di cui uno ve lo lascerò in descrizione, e cioè il gioco. Non dovrete fare altro che seguire la mia guida, andare sul Play Store, scaricare un emulatore. Andare nella descrizione di questo video, linkerò un link per l'appunto di Google Drive, che è la cartella mia personale sulla quale caricherò il file che rappresenta il gioco per i vostri dispositivi. E nulla, scaricato, potrete iniziare a giocare godendovi tutta l'estate su Crash Bandicoot in onore dei vecchi tempi. Ebbene ragazzi, partiamo con il nuovo video. Bene amici, ritornati sullo smartphone. La prima cosa da scaricare è dunque il simulatore. Simulatore che si chiama MATSU Player, Matsu Player. Quindi andiamo sul Play Store e scarichiamo Matsu Player. Ok, eccolo qui. Lo scarichiamo, è gratuito, esso ha anche una versione a pagamento al costo di 6 euro per evitare i banner pubblicitari all'interno dell'applicazione stessa. Io evito ovviamente di acquistarla. Non so, se voi non vi dà fastidio la pubblicità, evitate. Una volta aperta l'applicazione, usciranno questa serie di simulatori. A me interesserà PSX. Una volta che andrete praticamente all'interno della nostra cartella Google Drive, il cui link sarà in descrizione di questo video, scaricherete sul vostro smartphone nella cartella Download quello che sono per l'appunto i file necessari per la partenza del gioco. Quindi, una volta che uscirà la schermata iniziale che è Parent Folder, questa qui, andiamo nella cartella Download. Cliccando su Download otterrete tra tutte queste icone, io vi linkerò quella necessaria alla versione europea, non quella americana. Ho fatto la prova tra le due per vedere se ci fosse qualche differenza, è una cosa che vedrete più avanti, ma non c'è stata, quindi di conseguenza non c'è nulla da che preoccuparsi. La versione che a noi interessa è Crash Bandicoot, è tra parentesi EDC, SCSE, BIN, quindi questa cartella qua. Cliccando uscirà questa schermata. Voi cliccherete su Extract e il file impiegherà una serie di secondi per estrarre la cartella all'interno dell'output selezionato, che è quello sempre di download. Possiamo quindi tornare indietro e uscirà Crash Bandicoot E, tra parentesi, EDC col suo codice .bin. Questa icona è praticamente raffigurata da un'icona grigia in cui c'è scritto No Image Available. Quindi clicchiamo sull'icona stessa e ci appare questa schermata. Questa schermata ci permette di modificare il gamepad del gioco, inserire i codici di trucco all'interno della voce cheat code e poi possiamo andare a startare con il file BIOS. File BIOS che non è ritrovato e necessario all'interno del gioco, anche se quando clicchiamo su New Game ci dice attenzione, file BIOS non trovato. Noi possiamo cercare di trovare il file BIOS oppure cliccare direttamente su Continua e far partire il gioco. Vediamo il gioco che per l'appunto sta partendo. Cerchiamo di aspettare. Abbasso il volume per motivi di copyright. Ebbene, stiamo per giocare a Crash Bandicoot, ragazzi. Aspettiamo che il gioco carica. La musichetta comunque è unica. Ok, la casetta che arriva sgommando, clicchiamo su Start. Start. Ovviamente possiamo anche cliccare su Load Game nel momento in cui otteniamo un salvataggio. Sanity Beach. Eccola qui che sta per partire. Ed eccoci qui, ecco che siamo Crash, il mitico Crash. E come potete vedere, il gioco funziona al 100%. Anche in maniera molto stabile. Ok, mi sono suicidato perché ne sono un incapace a saltare. Prendiamo a calci tutto quello che ci capita, questo granchio bastardo. Ok. C'ho difficoltà, ragazzi, a cliccare sulle freccette. Mi sembra un po'. Boh. Ah, ecco perché, certo, perché giustamente stando registrando lo schermo non è troppo capacitivo. E va bene, ragazzi, questo è il gioco. Quindi possiamo tornare alla videoschermata normale. Bene ragazzi, tornando a noi, questa è stata una procedura molto molto semplice per giocare a Crash Bandicoot sul nostro dispositivo Android.
Come sempre, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi video di questo genere e tanti altri in cui vi spiegherò come usufruire al meglio del nostro smartphone. In descrizione vi lascio anche il link del canale YouTube di un mio caro amico Salvatore Bruno che fa video come me ed è molto bravo, quindi andate sul suo canale, spulciate tra i suoi video e trovate quelli più interessanti per voi. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook e ci rivediamo in un prossimo video.